Buongiorno, siamo in compagnia di Don Luciano Gubidosa, parroco della comunità di San Ciro, che ha aperto un'altra chiesetta di culto, la Virgo Fidelis, la piccola chiesa che veniva chiamata di San Ciro il Piccirillo, esatto, Don Luciano. O dell'Immacolata. O dell'Immacolata. Don Luciano ha avuto un'idea bellissima, quella di arredare questa chiesa con figure di alta spiritualità. Perché Don Luciano? Per proporre modelli di cristianesimo attuale, quindi tutte le figure saranno figure professionali dell'ultimo secolo, o meglio ancora degli ultimi 50 anni, per ogni categoria di persone, perché questi sono diventati santi attraverso la testimonianza di una fede incarnata nell'attività professionale. La prima figura è quella di Salvo d'Acquisto, perché lì c'è la caserma dei carabinieri, insieme alla Virgo Fidelis, con il motto della Virgo Fidelis, sii fedele fino alla morte, per sostenere anche il lavoro e il sacrificio dei nostri amici carabinieri che sono a servizio delle nostre comunità irpine. C'era bisogno di un attestato di stima e l'abbiamo fatto. Adesso c'è la figura di Livatino, perché voglio proporre a tutte le categorie. Livatino è il primo magistrato ad essere beatificato nella Chiesa Cattolica ed è una figura di riferimento. Dall'icona c'è l'immagine del nostro tribunale di Avellino, perché anche il tribunale, come tutti gli ambienti, vanno evangelizzati, io dico, cominciando dalla Chiesa, per carità. Livatino collegava insieme la fede e l'attività professionale e soprattutto una grande umiltà. Io vorrei chiudere con la frase vera di Livatino: picciotti, che cosa vi ho fatto? Che lui disse qualche istante prima di morire, così come il suo assassino poi dichiarato. Aveva la coscienza di un servizio che lui ha reso in spirito di umiltà e senza nessuna rivalsa verso nessuno. Grazie, Don Luciano, della sua testimonianza. Grazie.